lo scorso 3 agosto la cooperativa ha ricevuto la sorveglianza per quanto riguarda la certificazione ISO 9001. È stata una sorveglianza che appunto è accorsa in un periodo particolare, un periodo che è in particolare per tutti, questo periodo che è caratterizzato dalla presenza appunto del coronavirus, un virus che ormai ha condizionato la vita di tutti e quindi anche la vita della formica. Con gli ispettori siamo entrati proprio nel merito di quella che è stata la gestione anche in questo periodo da parte della formica, un periodo appunto che abbiamo vissuto da prima emergenziale, quindi ha accolto davvero tutti alla sprovvista e che adesso, se vogliamo, è diventata la nostra nuova normalità. Quello che appunto puntualizzavo con gli ispettori è stata la reazione di questa cooperativa anche in un periodo difficile. Una cooperativa che ha mostrato un gran senso di responsabilità, o meglio ancora, le persone che fanno la cooperativa hanno mostrato un gran senso di responsabilità. Inizialmente la paura era che si verificasse quello che abbiamo visto realizzarsi in tanti contesti che sono rimasti operativi anche in quel periodo, quindi offrendo come noi, ecco, servizi di pubblica utilità, servizi per la nostra città, siamo rimasti comunque attivi, operativi, ma la paura era l'assenteismo, perché dico sempre il timore, la paura di ammalarsi, di portare alle proprie famiglie insomma questo virus, cioè poteva condizionare anche la nostra operatività. Questa cosa non è accaduta e facendo un'analisi, la motivazione insomma che ci siamo dati è il fatto che aver portato la persona al centro, cioè in questi anni aver avuto nella nostra missione il fatto che le persone fossero il nostro bene primario, secondo me ha portato i suoi frutti, nel senso che tutti, anche quelli che appunto non avevano i propri servizi attivi, perché anche in Formica comunque ci sono stati dei settori che sono stati chiusi, e avere persone che chiamavano dicendo come mi posso rendere utile, cosa posso fare insomma per aiutare, ci ha fatto comprendere davvero che è stato seminato nel tempo tanto bene e che in questo momento di difficoltà appunto questa semina ha portato i suoi frutti. Sì, la ISO 9001, ritornando quindi a quella che era appunto il discorso sulla certificazione, parla di business continuity, no? Quindi di darsi tutti gli elementi, quindi fare un'analisi del contesto, un'analisi appunto delle aspettative delle parti interessate, con la finalità comunque della continuità aziendale. Direi che in questo momento questo stress test a cui tutti involontariamente purtroppo ci siamo dovuti sottoporre ha portato comunque un esito positivo per la cooperativa, nel senso che abbiamo reagito in maniera direi positiva perché i nostri servizi sono continuati, i servizi appunto essenziali che dovevamo offrire alla cittadinanza, gli operatori hanno lavorato, abbiamo anche ricevuto dei ringraziamenti da parte dei cittadini che sono stati direi anche ossigeno e acqua in un momento di difficoltà in cui gli operatori comunque hanno operato pur con la paura, perché quella era comune a tutti. Il ringraziamento ai nostri lavoratori e ragazzi va sempre e continuiamo a ripeterlo anche in questo periodo, siamo in agosto, la città comunque Rimini nonostante ogni premessa iniziale sta lavorando e la Formica sta lavorando, quindi abbiamo comunque in pochi mesi attivato servizi e una programmazione che si faceva, magari ci si preparava alla stagione in diversi mesi, in poche settimane siamo stati operativi, quindi mezzi, uomini, direi che siamo contenti dell'organizzazione insomma che la cooperativa ha messo in piedi nel tempo. Un periodo difficile dentro il quale comunque la cooperativa ha comunque rispettato le scadenze. Tu sei stata in maternità, poi, sì. Poi c'è stato il lockdown, sei rientrata non da molto e è appena arrivata quasi subito, ti sei trovata davanti questo primo appuntamento del 3 di agosto che la cooperativa ha superato positivamente. Certo. Ecco, raccontaci cosa hanno visitato gli ispettori, come è andata questa visita in generale? La visita è andata bene, abbiamo visitato diversi settori d'attività, quindi abbiamo visitato lo spazzamento manuale meccanizzato, le attività delle affissioni pubblicitarie, abbiamo visitato la manutenzione strade e la manutenzione della segnaletica stradale, quindi quando dico visitato significa che siamo andati diciamo in cantiere e abbiamo quindi colloquiato con gli operatori.
Abbiamo verificato che quest'anno naturalmente in più, oltre alla normale esecuzione dei servizi, vi fosse il rispetto del protocollo aziendale dato in materia di prevenzione appunto da Covid-19, quindi il fatto che gli operatori impiegassero le mascherine, che avessero con sé una soluzione igienizzante per le mani, che mantenessero comunque le distanze tra di loro. E quindi diciamo l'accento naturalmente non poteva essere diversamente, è stato anche per quanto riguarda l'ISO 9001 sul rispetto dei protocolli aziendali in materia di coronavirus, in materia di prevenzione da coronavirus. E ci aspetterà comunque adesso quest'anno anche un altro appuntamento importante. E rispetto a questa visita appena superata, ci sono stati, come si dice, dei punti positivi, ci sono delle osservazioni, o c'è stato qualche... Di solito la cooperativa riceve anche dei complimenti quando ci sono delle visite. Non avviene sempre, ma qualche volta è successo. No, è successo più di una volta, anche perché per l'appunto è frutto anche di un'applicazione di una norma, appunto la ISO 9001, da diverso tempo, quindi anche gli operatori sono abituati insomma a rispettare quelle che sono le procedure aziendali e sono abituati anche appunto a ricevere visite, sopralluoghi in cantiere, quindi di aspetti positivi sicuramente la consapevolezza degli operatori, quindi il fatto che sappiano quelle che sono appunto le procedure da rispettare, la modulistica da compilare. Quindi sicuramente come punto di forza, ecco, ritorniamo sempre lì, le risorse umane che abbiamo in campo. La loro appunto forza sta anche nel fatto che noi tutti gli anni comunque facciamo un piano formativo in cui predisponiamo un aggiornamento. Sì, abbiamo parlato anche adesso ultimamente. Esatto, quindi un argomento che abbiamo affrontato insieme anche recentemente. Il fatto che prevediamo ecco, degli aggiornamenti sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, un aspetto obbligatorio ma che noi appunto facciamo soventemente anche al di là dell'obbligatorietà di legge, ma anche facciamo degli aggiornamenti legati proprio alla qualità dei servizi, perché non siamo perfetti, nel senso che l'obiettivo di darci un sistema di gestione naturalmente è quello anche è anche quella di avere la capacità di rilevare quelle che possono essere le non conformità, cioè quelli che sono appunto gli errori, gli sbagli, gli elementi diciamo di non allineamento a quelle che sono le istruzioni e le procedure, il saperle cogliere appunto, saper cogliere questi elementi per potersi dare delle azioni correttive per correggere il tiro, io dico sempre. E l'uomo non è perfetto e quindi ci sono sempre margini. Neanche in formica siamo perfetti, quindi esatto, e l'importante è saperlo ammettere, saper riconoscere quali sono gli errori per poter andare poi a correggersi, e nel tempo abbiamo sempre dimostrato che la buona volontà non è mai mancata in cooperativa e quindi questa voglia comunque di migliorarsi ha sempre fatto sì che la cooperativa imparasse anche dai propri errori. È una consapevolezza ormai entrata nello stile di vita, diciamo, dei lavoratori e di tutta l'organizzazione, dai dirigenti ai responsabili. Questa struttura non si confina solamente con la ISO 9001, come sappiamo bene, la cooperativa è certificata da diversi anni con l'ambiente e con la sicurezza sul lavoro, e prossimamente in questi due importanti ambiti ci saranno due appuntamenti ancora più importanti di questo, se vogliamo. Esatto, a fine novembre, inizio dicembre riceveremo il rinnovo, quindi le visite diciamo per il rinnovo della ISO 14001, la certificazione in materia ambientale, e avremo il passaggio dall'attuale OSHA 18001 alla ISO 45001, che invece è lo schema normativo per ciò che attiene agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi un appuntamento molto importante, perché appunto si tratta di due rinnovi e dunque tutti i settori d'attività della cooperativa saranno oggetto di verifica, nonché tutte le appunto procedure interne gestionali insomma della cooperativa. Si tratta dunque di verificare l'intero sistema di gestione. Qui davvero tutti gli operatori sono chiamati, e qui sì, appunto a mostrare
l'avere insomma assimilato e digerito quelle che sono appunto le istruzioni operative che sono state fornite conformemente a questi due schemi normativi. Queste visite che attende la cooperativa importanti, mica quando ci saranno e soprattutto quanto dureranno? Ci sarà una verifica sia sulla parte documentale, come hai detto te, sulla parte diciamo invece dei settori, dello specifico, ma sappiamo che sono visite non piccole che durano un po'. Dura parecchio perché durerà una settimana, quindi gli ispettori saranno in cooperativa dal 30 di novembre e quindi durano parecchio perché appunto si vanno a verificare entrambi gli schemi normativi, l'adesione appunto del sistema di gestione a entrambi gli schemi, e la verifica sarà sia in ufficio per la parte documentale, ma poi si andranno a verificare poi tutti i settori d'attività sul campo, quindi andremo a verificare l'igiene ambientale con le attività di raccolta e spazzamento, più tutti gli altri settori, quindi sia la manutenzione strada, la manutenzione della segnaletica, le affissioni, i servizi cimiteriali, insomma in formica di attività ne abbiamo da verificare parecchie fortunatamente, quindi gli ispettori devono stare parecchio.